Allora, aspettate che prima devo collegare l'iPhone. Cosa. Comunque, intanto su Techpedia ho messo delle istruzioni per il modulo 730, che è l'X101 a quanto pare, e io non ne so niente sinceramente di queste cose, quindi qua vi ho lasciato tanti video che spiegano come compilare, come accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate, e qui c'è come accedere al servizio, quindi una sorta di finestra dell'INPS, che poi c'è un link dove si clicca e Scusa, si viene trasportati al Luca, codice. se tengo qua. Poi un'altra cosa che ho trovato, che magari può essere utile, non lo so, perché ripeto, io non, per fortuna ancora al momento non devo occuparmi di queste cose, però c'è questa app che so che c'è in giro per la pubblicità, anche se non guardo troppo televisione, che è TaxFix, che praticamente con 30 euro vi fanno una dichiarazione di redditi, voi basta che mettiate dentro cosi, cioè i vostri dati, i vostri documenti, eccetera, e loro fanno una dichiarazione di redditi a 29,90, una roba del genere, 30 euro comunque. Sì, 29,90. E so che amici si sono trovati bene. Ve lo propongo così nel caso vogliate farlo. È una cosa che sostituisce proprio tutto questo lavoro qui. Quindi voi date effettivamente i documenti, i dati, tutte le spese che avete fatto, gli scontrini, spese mediche, eccetera, eccetera, e loro si arrangiano a far tutto. Quindi voi non dovete compilare tutto sto popò di roba qui. Ve Comunque la Luca, lascio. su Sì. 7:30, scusa Luca, su 7:30 No, no, c'è dica. tutto. Ma io non Sì. sapevo che soltanto gli scontrini, quelli pagati col Bancomat, possono avere la dichiarazione dei redditi. Io questa cosa non la sapevo e mi sono trovata questo 7:30 dove mi dice che non è, che questa cifra non si può detrarre. Non capivo perché. Dopo ho capito il perché. Perché non avevo pagato con il bancomat. E poi ogni fattura bisogna legare proprio il tagliandino del bancomat, se no non valgono neanche le fatture, anche se c'era scritto che avevo pagato col bancomat. Il 730 che si trova qui è tutto precompilato bene e dice le cose giuste, però io non lo sapevo. Questo per dire che cosa bisogna mandare per detrarre. Tutto pagato col bancomat. Scusa Luca, te l'ho voluto dire No, perché no. questa cosa mi ha fatto arrabbiare ieri. Non lo Grazie, perché sapevo, queste io ho cose non le mandato via so più. tutto. Poi vedo il mio Dall'anno 730. scorso che è così, è dall'anno scorso che Ma non me ne sei. sono accorta, hai capito? Non me ne sono accorta proprio. Quando ho letto il 730 vedevo questa voce che diceva che questi soldi non erano registrati. Come sono registrati? Risultano, non sono registrati. Non registrati vuol dire che non avevo pagato col banco, ma poi sono andata a vedere i miei scontrini. E c'era scritto pagato in contanti, aveva ragione il 730 che era dentro a questo sito dell'INAI, dell'INPS, questo qui. Grazie Luca. Grazie Scusa. a lei invece per avere. Purtroppo è così, Una c'è cosa proprio da una intuire. voce. Lo so che è una cosa, avete ragione, però chi apre quest'anno il 730 e legge come me, che non l'avevo mai aperto, perché io mi sono sempre mandato via le mie cose da fare, quindi una cosa nuova per me, per chi lo sapeva già, vabbè, io non lo sapevo, devo dirti la verità. Anche quando hanno fatto la dichiarazione dei redditi, nessuno mi ha detto, guarda i tuoi scontrini che sono stati pagati in contanti, no, ma dici dal 2020, non era Sì, nel 2019, nel 2020, è dall'anno scorso. non lo sapevo. Hai ragione, ma io non lo sapevo Sì, ma l'anno scorso, infatti hai quest'anno ragione sì. anche tu perché bisognava pubblicizzarlo. A me me l'hanno detto Infatti, proprio così. brava, Io ho brava. sempre pagato con carta di credito, quindi il problema non si poneva, però lo scontrino non me lo tenevo. Invece sì, te lo devi fare attaccare perché Sì, sennò non guarda, bisogna sempre conservare gli scontrini. Anche la fattura dell'ospedale, della visita medica, dove c'è scritto che uno ha pagato col banco, se non hai lo scontrino, quella fattura non vale, perché certo, deve tutte seguire le spese mediche. il Tutte le spese mediche. Allora, andiamo avanti perché tanto qua sarebbe una discussione lunghissima e purtroppo non è il focus della lezione, però appunto sappiate che su Techpedia vi ho messo questa parte qui, vi guardate il video e vedete se può esservi utile. Io purtroppo non vi riesco a dare di più, uno perché non ho proprio l'accesso all'Agenzia delle Entrate, due perché non le so queste cose qui.
però vi ricordo che l'Agenzia delle Entrate, questo sì ve lo posso dire in quanto ve l'ho insegnato, l'Agenzia delle Entrate ha l'accesso tramite la SPID, quindi se avete dei problemi con la SPID, qua avete un video che vi spiega proprio come fare ad entrare, però nel caso abbiate problemi basta che uno, magari come prima cosa andate a vedere le slide di SPID e poi nel caso proprio non andasse qualcosa mi scrivete, ok? Io volevo dire che attraverso questo discorso dell'Agenzia delle Entrate, non so se l'ho accennato l'altra volta, ho verificato che il mio appartamento ancora non era intestato con un indirizzo sbagliato. Non so come è stato possibile, perché qualcun altro del palazzo invece ce l'ha con la via ingiusta. Ho fatto la richiesta trovando un modulo online e ora è tutto aggiustato. Però è stato attraverso lo SPID che ho realizzato il tutto. Vedete, quindi abbiamo anche una testimonianza che comunque la SPID 1 è comoda perché si entra facilmente e 2 comunque il sito dell'Agenzia delle Entrate ci permette di fare varie cose che appunto ci facilitano anche un po' la vita, no? Perché senza andare fisicamente in un posto, far carte su carte su carte, basta mettere magari 2-3 documenti online, selezionare dei codici o quel che è e poi viene fatto tutto in automatico. Quindi molto buona questa testimonianza. Poi l'altra poi cosa ti che volevo chiedere, perché dici la SPID e il è lo SPID, perché è il sistema pubblico di identità digitale. Tu lo dici al femminile, non so come mai. Perché mi piace femminile. Allora no, grazie. No, è perché sono andata a cercare online, ho detto come. Ti ho sempre detto. Ma sì. Bello, poi nel 2021 star qui a sindacare sui pronomi comunque cioè nel senso comunque l'altra cosa che mi avete chiesto è come togliere, sapete no che quando si va a creare, si va a compilare un modulo all'interno di un sito web, in automatico Google Chrome compila al posto nostro, no? Qualcuno di voi, non mi ricordo chi, però aveva detto che c'era un indirizzo email ancora vecchio che non usava più, che non voleva più vedere, e quindi come si fa a togliere questa cosa qui? Allora, io l'altra volta avevo proposto un metodo drastico. Daniele poi effettivamente ha detto c'è anche di meglio, e in teoria dovrebbe essere questo, se Daniele magari conferma. Cioè la compilazione automatica e poi la modificazione qui. Giusto? Perché magari io... Sì. Ok. Cioè nel senso quindi, andare a togliere selettivamente gli account, okay. Quindi non cancellandoli tutti. Quindi, quello che chi vuole fare questa cosa qui, insomma, vedete che in alto a destra c'è sempre l'icona con l'utente, quindi adesso c'è Corso Tech, ma magari c'è il vostro nome, la vostra foto, quel che c'è, ok? A fianco vedete che ci sono 3 pallini. Se premiamo sui pallini, vedete che c'è nuova scheda, una finestra, bla bla bla, e poi sotto c'è scritto impostazioni. Vedete? Se premiamo sulle impostazioni, ci compare questa pagina qui. Quindi qua ci dice, vabbè, questa qui è una prima finestra appunto di tu e Google, sincronizzazione di servizi, eccetera, eccetera. Se andiamo un po' giù, vedete che c'è scritto compilazione automatica. Questa qui. Oppure se vedete qua a... cos'è a sinistra, la seconda voce è compilazione automatica, quindi nel caso basta premerci sopra. Scusi questo... Luca, ma sì. Che cosa bisogna aprire inizialmente? Su quale sito bisogna andare? No, basta stare su Chrome, quindi sono qua su Chrome, sì. Esatto, tranquillamente. Qua in alto vede che ci sono 3 pallini, questi qua. Sì, dopo seguirò, intanto apro Chrome, altrimenti le faccio perdere tempo. No, non è un problema. Comunque da ogni sito web si è, ok? Cioè si può essere anche su Wikipedia, si può essere su YouTube, eccetera. Questa barra qui, questa qua che sto segnando adesso con la freccettina, resta uguale. Quindi in realtà che voi siate in una pagina iniziale come questa o che voi siate all'interno di un sito come questo, non ci sono problemi, perché tanto i 3 puntini ci sono e ci saranno sempre. Quindi premiamo sui 3 puntini, premiamo su impostazioni, si apre questa scheda qui e come vi dicevo qua a sinistra c'è questa icona qui con la scheda che è compilazione automatica. Premiamo sopra e vedete che ci compare come prima cosa compilazione automatica. Dopodiché abbiamo 3 schede.
password, metodi di pagamento e indirizzo altro. Se premiamo su password, ok? Ora in questo caso io non ho salvato nessuna password perché è una sessione aperta in un computer di un'altra persona, quindi non ho salvato delle password. Però nel caso qua ci sarebbero tutte le password o qua tutte le password mai salvate che però si ricorda comunque. Ok? Qua avremmo i metodi di pagamento, quindi che ne so, Luca Daminato, codice della carta 58 bla bla bla, scadenza e dei pulsantini, ok? E qua invece avremmo gli indirizzi e altro. Ora facciamo una prova, aggiungo un indirizzo fasullo, quindi paese, vabbè, Italia, nome Luca Daminato, indirizzo civico via, prendiamo tre indirizzi fa perché ho cambiato 10.000 case, via Villoresi, virgola, cambiamo il numero 16, codice postale mi pareva fosse 20121, mi pare, Milano, provincia mi, telefono bla 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 bla, email predominato. Ok, lo salviamo. Vedete che qua, ora ovviamente si possono inserire tanti indirizzi, si possono inserire tante cose e la schermata che vi ritrovate è uguale a questa, ok? Che sia all'interno di indirizzo altro, metodi di pagamento o password, è fatto allo stesso modo. Quindi se voi volete eliminare un indirizzo, ovviamente andate all'interno di indirizzi e adesso vediamo come si elimina. Se volete eliminare un account, per esempio, che ne so, vi propone ancora una vecchia email, per esempio luca18896@gmail.com, faccio un esempio anche se non esiste come mail, la troviamo su password, troviamo la mail e la cancelliamo, ok? In questo metodo qui, quindi a fianco troviamo i tre pallini, ripeto, che sia un indirizzo di casa, che sia un metodo di pagamento o che sia un indirizzo email o una password, troviamo sempre alla sua destra i tre pallini. Se premiamo sui tre pallini, vedete, c'è modifica, quindi si va a modificare l'indirizzo, eccetera, eccetera, però se voi volete eliminarlo, premiamo su rimuovi. Qua ovviamente chiede, ma vuoi effettivamente rimuovere questo indirizzo? Sì, lo voglio, rimuovi. Ok? Di conseguenza, tutto sparito. Vi faccio vedere così anche per... no, qua non si può aggiungere, dovrei salvarla e poi... Vabbè, comunque funziona allo stesso modo, ok? Quindi qua vi trovate, per esempio, gmail.com, Luca Daminato, che è il nome utente, Luca Daminato, che c'è gmail.com, tre pallini, poi la password, vabbè, tre pallini e modifica o rimuovi, ok? Capita sta parte oppure? Sì. Ok. Marina. Spero ci sia. Domanda. C'era anche la persona che. Sì, sì, era Marina. Marina. Sì. No, io non ho. Scusa. Ok, io vado lì, vado dove tu dici. Aspetta un attimo. Compilazione automatica. No. Esatto, sì, sì, sì. Compilazione automatica. Password, ma se io faccio password mi vengono fuori tutte le mail, i password salvate. Esatto. Ma se io voglio cancellare un indirizzo mail vecchio, dove vado? Allora, Gmail, o meglio Chrome, propone sì. Indirizzi che dovrebbero essere qui, cioè lei dovrebbe trovare in teoria in mezzo a questa lista qui l'indirizzo email vecchio che lei non vuole più. Ah, dentro qua dici. Lo trova? Perché sennò cioè no. Io conoscevo il metodo drastico, quindi magari Daniele se mi vieni in soccorso dal suo punto di vista perché non no, allora, il metodo drastico è cancellarle tutto e fine. Esatto. Il problema è che non so se Marina le ha segnate tutte quante le password o se le ricorda tutte quante a memoria, quindi nel caso arrivassimo al metodo drastico e non le assegnate, e poi dopo le abbiamo perse. Problema. Quindi
Scusate, non riesco. Perché devo cancellare le password? Io devo cancellare l'indirizzo di mail di Alice a cui esatto. Una volta. Ecco. Esatto, fondamentalmente lì dentro, dentro dove le ha fatto vedere Luca, c'è la lista di tutti gli account che il computer ha registrato e che in automatico le propone. Ho capito. Quindi dovrebbe essere in ordine alfabetico, dovrebbe trovare Alice per esempio, credo, o non mi ricordo se vengono registrati per nome account o per appunto utilizzo. Quindi in base alla ricerca dovrebbe trovare questo account di Alice e allora, scusa, eliminarlo. Dove c'è scritto nome utente, lì trovo l'account, giusto? Teoricamente sì. Ah, ecco, adesso ci sono. Quindi io elimino dove ci sono tutte Alice. Esatto, dove c'è quello che non vuole più utilizzare. Esatto. Ah, adesso ci sono arrivata. Così fondamentalmente il computer non si ricorda più questo account e quindi non esiste più. Ho capito, quindi quando io so, dunque per eliminarle, cosa faccio? Schiaccio i tre puntini, rimuovi. Esatto. Ecco qua, ah, la vecchietta ci è arrivata. E quindi, grazie. Ci mancherebbe. Quindi così fondamentalmente riesce a cancellare selettivamente quello che non vuole più avere. Ah sì, perfetto, grazie. Ma che liberazione. Poi, dato che siamo all'interno di questa scheda qui, vorrei porre all'attenzione di tutti una funzionalità molto interessante di Chrome, che in realtà si appoggia ad una funzione che abbiamo già visto nel passato, per esempio Firefox Monitor. Tutte le password che chi le salva su Chrome, ok, può controllarle, vedete qua, controlla password, se preme qua sopra viene fatto proprio un check, un controllo di tutte le password e tutte le mail che la persona ha salvato e di conseguenza vi fa vedere delle vulnerabilità, se ci sono state. Ok? Ricordate quando vi spiegavo Firefox Monitor dove inserite la vostra email e vi dice quando è stata violata la mail, il profilo, eccetera, eccetera? È proprio la stessa cosa fondamentalmente, solo che viene fatto per le password salvate in questo posto qui, che io ovviamente non ho salvato, quindi non si vedono. Però in questo caso ci sarebbe, ad esempio, la tua password. Vediamo qua, Firefox Monitor. La tua password per Canva, mi pare, perché tanto... Quindi vedete, ci sono state 3 violazioni. Viene fuori una schermata molto molto simile a questa qui, cioè qui troviamo una schermata molto simile a questa qui, ovvero Wattpad nel 19 luglio 2020 sono state compromesse le password e gli indirizzi IP, ok? Su Canva il 9 agosto del 2019 password e indirizzi email, quindi ci sono tutte le violazioni che sono state messe in atto, insomma, e ve le trovate qui, vi suggerisce anche ovviamente di cambiare la password, eccetera. Quindi se vi va, andate a vedere effettivamente se le vostre password, se le avete salvate qui, sono state compromesse o meno. Ok? E basta. No, volevo insegnarvi anche il metodo drastico, ma meglio di no, perché sia mai. Dopodiché, qua... Scusa, abbiamo... Luca. Sì. Scusa, non riesco ad alzare la mano. Quando dice appunto password compromesse, io magari ci sono delle o aziende o situazioni che non uso più, cosa faccio allora? Le elimino? Cioè, che interesse ho? Cambia, tanto non contatto più questa. Allora, l'interesse principale che lei dovrebbe avere, adesso vado a prendere di nuovo Firefox Monitor. È proprio il fatto di vedere cosa è stato compromesso. Wattpad, password e indirizzi IP. Canva, password, indirizzi email. Dubmash, password e numero di telefono. Sono dati sensibili che una volta pescati da qualcuno possono compromettere tante cose. Ovvero, se lei
Allora, questa qua riprende un po' la lezione che avevo fatto sulle password, ma le faccio sì. veramente molto volentieri, perché è una cosa a cui io tengo tantissimo. Ovvero, se noi mettiamo la stessa password per tutti i profili, ok, per esempio password, oppure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oppure che bello il sole, oppure I love Milano, ste menate qua, insomma, capisce bene che una volta compromessa su Wattpad, l'hacker in questione può prendere e accedere a tutti gli indirizzi possibili, ok? Tra cui l'email, che ricordatevi è la cosa più importante in assoluto che abbiamo all'interno del nostro spazio online, della nostra vita digitale, ok? Perché? Perché una volta compromessa la nostra email non riusciamo ad accedere a nulla, ok? Perché? Perché tutto è collegato con l'email. L'email ci dà l'accesso, l'email ci dà l'autorizzazione, ci dà l'autenticazione, ok? Quindi una volta compromessa la mail potete, non so cosa fare, però disperarvi in maniera molto importante. Per questo motivo è essenziale che mettiate delle password sicure e soprattutto che le custodiate in un modo sicuro. Può essere portachiavi di iOS, può essere Bitwarden, che è la soluzione che ho suggerito, può essere Firefox, il portachiave di Firefox, può essere quella del telefono, insomma, l'importante è che voi teniate al sicuro le vostre password e soprattutto che le vostre password siano sicure. Okay? Non potete mettere password tipo password 1, 2, 3, 1, il vostro nome e cognome, il nome e cognome di persona voi care, la data di nascita, il codice fiscale, tutte queste robe qui, perché ve la trovano. Cioè, nel senso, quindi quando suggeriscono cambia password, mi conviene cambiare questo punto. Assolutamente. Io usavo sempre la stessa, per cui figurati, quando non so, devo fare i contratti a 2A, tutte quelle cose lì, usavo sempre quella, perché non mi sembrava che ci fosse. Benissimo. No, è estremamente importante. E guardate anche qua, la ritrovate in realtà anche su Techpedia, se non ricordo male. Perché avevo messo qualcosa sulle no, forse l'avevo messo sulle slide, adesso devo ricontrollare. Però se andate e scrivete password check, ok? Il primo sito che trovate è quello di Kaspersky. Sì, mi ricordo. Proviamo a mettere una password. Ok, io ho scritto password, vedete, qua. L'hacker te la trova in un secondo, ok? E riesce a trovarla in un secondo. Se scriviamo anche nome e cognome, vediamo. Ci mette 14 anni, ma in realtà fa presto a trovarlo, perché tanto c'è il key generatore che lo trova molto più facilmente. Infatti, questo qua è un po' sovrastimato rispetto alla realtà. Ok? Quindi, la cosa che vi ho consigliato, se vi ricordate bene, è quello di creare una sorta di crittografia delle vostre password. Ripeto, prendete cose che voi utilizzate anche ogni giorno. Io per esempio uso l'acqua, marche di acqua, uso marche di quel che mi trovo attorno, ok? Quindi adesso qua ho la guizza, l'acqua guizza. L'acqua guizza lo scrivo qua, acqua guizza, può diventare per esempio l'at al posto dell'a, quindi tutte le a diventano at, c, q, u, at. Se la riesco a fare, ok, gu, u, le i diventano 1, z, z, vedete, è estremamente semplice da ricordare, ovvero la a diventa at, le i diventano 1, ed è anche graficamente simile a quello originario, ok, però così abbiamo una password molto più sicura rispetto ad acqua guizza, ok, per farvi esempi così. Francesca, una domanda? Sì. Io volevo dire che mi succede molto spesso che Yahoo, che è il mio dominio, mi manda la richiesta di un altro indirizzo mail, casomai, e del numero di telefono. Allora, io finora ho ceduto e ho aggiunto Gmail, ma ho paura a indicare il mio numero di telefono perché temo che poi arrivi della pubblicità.
Non lo so, io sono sempre molto insicura su queste cose e mi rendo conto che la mail è molto importante. Assolutamente sì. Nel caso, quindi devo cedere e scrivere il mio numero di telefono la prossima volta che me lo chiede, perché questa roba sta succedendo già da qualche anno, mi vergogno a dirlo. Potrebbe fare, se non le dispiace, una schermata, così dopo me la manda via mail e le do una risposta privatamente, così vedo il... perché non ho presente Yahoo, nel senso uso Gmail e quindi non... Sì, quando mi compaiono di nuovo, perché a volte succede frequentemente, altre volte per un po' non accade. Okay. Quando... grazie mille. Grazie a lei invece. Perché a me tutte queste cose piacciono molto, nel senso scoprire... E poi, se posso farmi un'altra domanda, io ho una, lo so che sto disattendendo alla grande i suoi consigli, però io ho una password per la mia posta elettronica in una lingua straniera che non è il francese, una lingua straniera meno conosciuta. Questa può essere ritenuta sicura, oppure essendoci hacker in tutti i paesi del mondo, come dire, semplicemente scrivere delle parole in un'altra lingua non è molto utile. Esatto. Come password, cioè, fondamentalmente è così, nel senso io posso scrivere che bella Milano, posso scrivere I love London, per dire. Il problema è che c'entra poco questa cosa qui, non so come dire. Sì, se scrivo che bella Milano in polacco me la trovano lo stesso. Esatto. Mm-hmm. Perché, okay. Perché qual è il motivo? Perché se mettiamo solo lettere, il generatore di passo fa molto presto a trovare, che sia appunto in italiano, in francese, in polacco, in tedesco, quel che è. Okay? La cosa essenziale è aggiungere dei piccoli elementi che sono per esempio dei simboli o dei numeri al posto delle lettere. Per esempio, se lei ha scritto I love Milano in polacco, prendiamo, adesso non so come sia ovviamente in polacco, però facciamo finta così, le A le può far diventare at, le chioccioline, le I diventare uno, e cos'altro? Le farle diventare tre, perché graficamente sono simili, no? Oppure la grande può essere un 4, oppure insomma un codice, una crittografia che lei stessa si fa. Okay? Questo qui è un metodo semplice, secondo me, da ricordare, soprattutto date le tante parole. Ce l'aveva suggerito, infatti. Se posso, sì. Secondo me il punto grosso da cambiare è che non dobbiamo immaginarci l'hacker come una persona reale che scrive. Quindi fondamentalmente non è che un italiano cerca le password in italiano. Esatto. Sono programmi che utilizzano le combinazioni di lettere e quindi, cioè, qualunque esse siano, anche senza significato, anche smettere delle lettere senza un significato al programma, al bot, non interessano. Quindi mettendo lettere maiuscole, minuscole, numeri e codici alfanumerici, semplicemente aumentiamo il range in cui questo bot deve cercare la password. Quindi fondamentalmente anche mettere un non significato alla parola, ma soltanto di lettere, non cambia. Grazie della precisazione. Questo secondo me è il grosso punto. Grazie. Okay. E anche aumentare le slide, il numero, no, di parole, di lettere e di caratteri, grazie, è essenziale, perché se io, a parte che non è possibile proprio a livello, perché non ce lo permettono le app, però se io metto 6 cifre di password è ben diverso da metterne 20, per dire. Poi 20 sono d'accordo che diventa lungo e difficile da ricordare tutto, però proprio per questo motivo vi ho suggerito dei programmi come Bitwarden o tantissimi altri programmi, tra cui il portafoglio di iOS, come si chiama quello di Google? Vabbè, tipo il portachiavi di Google, che è un gestore password, adesso non mi ricordo come si chiama. Mi pare di sì. Era gestore password.
chiamo gestore password. Sì, 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 è il gestore password semplicemente di Google. Ok, quindi vedete, c'è il ok, nessuna. C'è anche il gestore password di Google. Se non volete utilizzare Bitwarden perché magari lo trovate troppo difficile, utilizzate quello che c'è già nel telefono, che può essere appunto il gestore della password su Android o portachiavi di iOS, molto semplicemente. Poi ovvio io preferisco come si chiama? Bitwarden. Grazie Bitwarden. E quindi gli ho suggerito quello, però ce ne sono tanti altri. Metto i pensieri, io metto le parole ormai. Grazie, ormai sì, veramente bisogna. Allora, arrivando su Gmail da parte del telefono, io vi faccio vedere solo Gmail come app, perché ce ne sono tantissime. Spiegarne un attimo. C'è Rosalba che ha una domanda, prego Rosalba. Deve riattivare. Scusa, non c'entra niente, ma mi è nato un nipotino, il primo. Come faccio a mandarvi la foto? Perché io adesso sono sul tablet, di solito sono sul cellulare e lì mi è più facile arrivare alla raccolta foto perché te l'avevo già mandata, mi ricordo una volta della torta, qualcosa. Invece qui a un certo punto ho cliccato. Rosalba, se posso. Ricetta, sì. Lo facciamo a fine lezione così almeno la registrazione sì, non certo. Si interrompe. Così magari mi collego sul cellulare che perfetto. Scarico. Ciao. In caso me lo mandi via mail e dopo lo proietto io, diciamo. Ah. Comunque, questo qui è Gmail, per entrarci, manco ve lo spiego per come dovreste essere più bravi di me, ovvero scaricare l'applicazione, ok, e semplicemente accedervi. Come si accede, vedete, all'inizio, adesso qua sono già entrato, però all'inizio vedrete accedi con, voi inserite email e password e vi troverete una schermata molto simile a questo, quindi con le vostre email, con tutto ciò che avete all'interno della mail. Okay? Stessa cosa è valida per qualsiasi applicazione. Vi spiego Gmail perché uno è multipiattaforma ed è accessibile praticamente a tutti, quindi va bene sia per l'iPhone che per Android che per i telefoni di Microsoft, anche se in realtà ormai non esistono più, e tanti altri dispositivi, insomma. Poi è multipiattaforma, ok? Nel senso che sia valido per telefoni, ma anche per, abbiamo visto l'altra volta, per il computer, per il tablet e per tutto il resto. Quindi Gmail mi pare che sia un ottimo compromesso. Quando si entra in un'app di mail, che può essere Gmail, Outlook, mail di iOS o altre cose, la grafica è più o meno la stessa, cioè non cambia troppo, ok? Magari cambia la disposizione, però fondamentalmente questo è il tutto. Ok, quindi arrivando alla domanda che mi avete fatto, una delle domande che mi avete fatto è: ma io come faccio ad aggiungere più account all'interno di Gmail? Perché per esempio ho l'account, parlo per me stesso, l'account del corso, ok? L'account mio personale e altri account. Ma come faccio ad aggiungerli? Basta semplicemente, vedete qua in alto, c'è la C in questo caso, però ripeto, al posto di questa C può esserci la vostra foto, le vostre iniziali, ci premiamo sopra e vedete che c'è Corso Tech, che è il mio corso attuale, c'è l'email attuale, e aggiungi un altro account. Vedete, è estremamente semplice. Ci premiamo sopra e escono queste... Daniele, suggerisci tu? Vabbè. Però suggerisci queste... come si chiamano? Questi account, queste possibilità per entrare, ok? Quindi, ovviamente, andate sull'account corrispondente, ovvero... Se io voglio caricare, o meglio, voglio avere sulla mia app Gmail un account di Google, premo sopra Google. Se voglio iCloud, premo sopra iCloud. Se voglio Outlook, Hotmail e Live, qui, ok? Yahoo, qui. Ma adesso, anticipando qualcuno, se ho un altro tipo di account, per esempio Libero, per esempio Alice, per esempio tutti gli altri account, insomma, premo qui su... Adesso se vado sopra viene fuori il coso, però
su altro. Vedete qua, l'ultima si chiama altro, tra parentesi, IMAP. Ci premiamo sopra e vedete, basta semplicemente scrivere l'indirizzo email, per esempio Luca Daminato @alice.it, anche se non ce l'ho, e faccio avanti. Dopodiché metto la password, ok? Per esempio, ciao, giusto per farvi vedere che si attiva. In realtà no. Ok. Vabbè, dovrei avere mail e password di cosa, ma non ce l'ho. Quindi fondamentalmente qua mettete email, password, e su server IMAP dovreste mettere in teoria il server IMAP corrispondente. Quindi per libero dovrebbe essere, vediamo, che prendo l'iPad. Allora, poi su Techpedia vi metto i passi, cioè come si dice, i passaggi, ok? E vi metto anche le specifiche per ogni tipo di account. Per esempio, se avete Libero, Alice e queste cose qui, che mi sembra essere le due email che non ci sono qui, giusto? Rispetto a voi del corso. Non so cosa è successo. Libero. Ok. Quindi se avete Google, per esempio, entro con Google, indirizzo email, avanti, metto la mia password e poi si configura automaticamente. Poi per il resto è estremamente semplice usare Gmail. Quindi ad esempio vedo questa email qui e vedete leggo tutto, nel senso se premo sopra questa mail qui mi apre tutta la corrispondenza. Come faccio a vedere i dati delle persone? Nel senso se mi arriva un'email che mi sembra sospetta, per esempio in questo caso Grazianella era arrivata un'email, quella delle poste, no, che vi ho fatto vedere l'altra volta. Come faccio a vedere che quell'email mi puzza? Se voi premete sopra la A, ok, oppure sopra il nome della persona, l'indirizzo, eccetera, se ci premete sopra, vedete l'indirizzo per intero, ok? E questo e quindi avete la possibilità di vedere effettivamente l'indirizzo email, per esempio qui, vedete info@domiciliopostale.it, riuscite a vederlo premendo sopra questa A. Okay. Questa cosa funziona praticamente per tutte le app di mail, quindi se voi premete sopra il nome o l'iconcina che c'è a fianco, dipende molto dalla configurazione dell'app, dovreste essere in grado di vedere appunto cioè l'email di chi vi manda la mail. Dopodiché qua in basso vedete che c'è scritto a me, purtroppo non riesco a zoomare di più, però c'è scritto a me, quindi se premiamo sopra quel mini triangolino lì, vedete che si apre una schermata, un piccolo pop-up con tutte le specifiche, quindi da rispondi a parapapà, data, eccetera, e anche il tipo di crittografia. Okay? Quindi basta premere sopra questo piccolissimo triangolino e avete tutte le specifiche. Ok? Ci sono domande intanto su queste cose? Sì, ho alzato la mano. Ok. Questo è un campo in cui io veramente ho una grandissima confusione. Allora, aggiungi account, in questa situazione a cosa serve? Praticamente, se ho capito bene, accedendo dal mio dominio mail, quindi se il mio fosse Gmail, io da Gmail potrei accedere alle mail che mi vengono anche da altri domini, se avessi Libero, Virgilio, esatto, che abbiamo detto che non dobbiamo usare, ma vabbè, lo usiamo come esempio. Quindi aprendo Gmail io posso leggere anche mail che arrivano da altre provenienze, chiamiamole postali elettroniche. Esatto, giusto? È come se fosse un aggregatore di indirizzi email, per dire. Ah, ok, perfetto.
E questo aggiungi account, però io adesso non riesco a fare mente locale, ma smanettando nelle varie situazioni informatiche, questo aggiungi account me lo ritrovo spesso, e io che sono una abbastanza diffidente poi non aggiungo mai niente. Adesso io non so se la mia domanda è pertinente alla lezione, se non lo è la lasciamo lì. Ma questo nell'app Gmail sul telefono, giusto? Sul telefono, sul tablet, non parlo di posta elettronica. Ah, in generale quindi? Questo arriva spesso, non di rado mi trovo di fronte a un aggiungi account e se è necessario rinuncio a quello che sto facendo, se non è necessario non lo metto. Okay. Perché forse probabilmente questo aggiungi account è, come dire, la modalità, perché comunque sia su iPhone che su Android ogni tanto chiedono di aggiungere, o meglio, quando si configura il telefono si aggiunge l'account proprio per far funzionare il telefono, no? Per i servizi che ci sono online. In modo particolare per Android, tantissimi servizi e tantissime app sono fortemente dipendenti da internet. Di conseguenza è necessario, come dire, mettere l'account. Quindi non vorrei che quell'aggiungi account fosse proprio una cosa di sistema e non tanto di Gmail come posta elettronica. Però sì, anche questo credo che sia così, ma quando lo chiede, allora io come faccio a indovinare quale account mettere? Perché anche lì uno non capisce se deve mettere l'account di Google, quello di Microsoft, ma ci sono, no, quei tre o quattro che servono a seconda del... Allora, la cosa da fare, soprattutto per Android, questo perché è estremamente importante, è avere un solo account per gestire, adesso non che bisogna fare un altro account, però l'account di Gmail, ok, quindi quello di Google fondamentalmente, serve anche per tutti i servizi di Android. Quindi quando accediamo all'interno del telefono Android fondamentalmente, inseriamo email Gmail e la password. E questa email deve valere per tutte le cose che stanno all'interno del telefono, che quindi sono sistema operativo dipendenti. Okay? Perché questo? Uno, perché poi si sfaserebbe tutto in una maniera indecente, ovvero se un pezzo è Gmail, un altro Microsoft, un altro ancora libero, per fare esempi, cioè una confusione assurda. Quindi la cosa importante, anche per chi ad esempio, se non ricordo male, Grazianella che ha 400 email, adesso non è un attacco personale, però per far capire, molto spesso dovremmo fare un po' il rasoio di Occam, no? Ovvero less is more, meno è meglio, ok? Quindi avere meno cose è molto meglio rispetto ad avere 400 indirizzi email. Per quale motivo? Uno, è estremamente faticoso tenere in considerazione 400 indirizzi email. Due, devo ricordarmi dove metto le cose, quando accedo con un indirizzo, quando con un altro e tutte queste cose qui. E tre, ha anche un impatto, nel senso più indirizzi email apriamo, più impatto ha sulla terra, no? Perché comunque è cosa digitale e funziona con l'elettricità e quindi ha un impatto. Detto questo, se noi abbiamo già per esempio 4-5 indirizzi email, possiamo, a meno che non siamo obbligati ad avere quell'indirizzo email, come capita per esempio per se si fa parte di aziende, se si fa parte di, per esempio, lei che ha la PEC dello psicologo, eccetera, ovviamente quelli non possono essere eliminati, però tutto l'eliminabile sarebbe meglio eliminarlo e far confluire tutto in un unico indirizzo. Poi avete visto che è estremamente facile, vedete qua, mettere le etichette e dividere pani e pesci, per dire. Quindi sarebbe buona cosa cercare di ridurre al massimo il tutto. Quindi nel suo caso specifico quello che le consiglierei è proprio di entrare solo con quell'account lì, che spero ne abbia solo uno di Gmail, quindi solo con quell'account, e
di proseguire sempre solo con quello. Ok, okay. E la password naturalmente vado a ritrovarla su Google, no? Sì, dove l'ha salvata. Io ho solo un account, solo un indirizzo di posta elettronica Gmail e devo trovare la password, immagino che andando su Google la ritrovo. Sì, dove l'ha salvata, esatto. Mm-hmm. Però okay. Sì, la password è quella, cioè nel senso non è che ci siano 400 password diverse, è proprio quella, appunto. Ok. Grazie. Niente. Dopodiché, dato che siamo in tema, diciamo, se abbiamo tre indirizzi email, ok? Io per esempio ho tre indirizzi email che devo usare, cioè nel senso uno è personale, gli altri due devo usarli. Premiamo qua sopra, ok? E qua sotto vedremmo per esempio la mia mail personale, quindi Luca Daminato, eccetera, e l'altra email. Quindi più account aggiungiamo, più qua sotto, cioè qua in ordine, vengono aggiunti tutti i nostri account, ok? Se vogliamo andare da un account all'altro, basta semplicemente premerci sopra. Ora, in questo caso non fa niente, perché ovviamente siamo già all'interno di questo account, però se qua sotto ci fosse il mio account personale, se premo sopra, mi cambia tutta la schermata, quindi qua non vedo più Grazianella, Grazianella, Donatella, eccetera, ma vedo le mail che mi sono arrivate sull'indirizzo personale. Ok? Quindi vedete che è estremamente semplice cambiare di account e avere sott'occhio più account. Poi vi faccio notare un'altra cosa, ovvero, ora ripeto, ce n'è solo uno, però se ce ne fossero tanti, qua vedreste il cioè qua vedete proprio il numero delle mail che devono ancora essere lette, ok? Il che è buono, perché se voi tendete per esempio me a considerare più la mail che il telefono, se trovate un 1, sapete che all'interno di quell'indirizzo email vi è arrivata una mail, quindi se ci premete sopra, appunto, vedete che le mail. Okay. Tra poco vediamo anche il nipotino, vi lascio ancora con la suspense, così. E poi togliamo anche la registrazione, che mi sembra opportuna. Qua in alto, vedete, ci sono le tre sbarrettine che trovavamo su Gmail dal computer. Se ci premiamo sopra, vedete che c'è principale, social, promozione, aggiornamenti, che sono le quattro schede principali di Gmail, che l'abbiamo visto, no? Quindi le mail promozionali me le ritrovo sotto promozione, quindi qua mi ritrovo Mondadori, eccetera, eccetera. Ok? Dopodiché, se andiamo giù, vedete che troviamo tutte le etichette che abbiamo creato l'altra volta, quindi bollette, la sottoetichetta bollette condominiali, energia elettrica, servizi, bla bla. Dopodiché vedete che si può creare una nuova etichetta, però qual è il problema? Che io posso crearla, diciamo, a livello molto basic, no? Anzi, scriviamo basic. Fine. Ho creato la mia etichetta, però da qui io non posso modificare il colore, non posso modificare l'etichetta in sé. Se voglio modificare l'etichetta, quindi il colore, l'annidamento, no? Dove va sotto, perché per esempio basic lo voglio sotto prova, non posso farlo da qui, ok? Ma devo farlo da Gmail, dal computer. Però qui ad esempio posso creare al volo una nuova etichetta che poi mi sistemo tramite il computer. Va bene. Avete domande specifiche? Perché cioè, per me è estremamente semplice, però non capendo cosa può esservi utile, non vorrei essere, come dire, ripetitivo o cose simili. Al momento non vedo mani alzate. Io vorrei chiedere una cosa. Prego. Mi risultano sul cellulare, però intendo, anche sia su Gmail sia sull'altro account che ho di posta elettronica. Però più su Gmail, e mi risultano le mail che ho letto, mi risultano non lette. Ah, è vero che c'era anche questa cosa qui. Allora. No, mi sa che devo andare su. Quindi vedete, vi faccio vedere anche i passaggi che ho fatto. Con le tre stanghettine si trovano delle impostazioni.
queste qui, che sono molto molto basiche, ok, rispetto al, al tutto. Se premiamo poi sopra Corso Techcam 6 o l'indirizzo vostro email, troviamo tutte le applicazioni, le impostazioni che ci permette di fare. Ah, guardate, c'è impostazioni etichette. Ah, no, questo è un filtro. Ok, dopo vi spiego anche questo. Allora, forse qui, no. Allora, post in arrivo. Ah no, allora bisogna andare da, dal computer. Allora, Gmail. Perché se non ho capito male, lei ha il problema per cui da una parte legge e dall'altra non viene letto, no? Fondamentalmente. No, praticamente solo il numero delle mail non lette quando vado ad aprire questa schermata, questa che sto vedendo adesso sul, sul suo computer. Anche se le mail aperte sono, non sono in grassetto, quindi si vede che sono lette. Ok. Il numero... lei dice, io leggo la mail, però in realtà non me la conta come letta. Ecco, esattamente. Mi risultano sempre in conteggio totale le mail, tutte le mail. Questo magari potrebbe essere più un bug che altro, perché cioè, una volta vista dovrebbe essere vista, nel senso. Infatti, mi sembra strano. La volte succede che a me sul telefonino non le leggo, le leggo sul computer. Allora sul telefonino mi dice non lette, ma io le ho lette, comunque non l'ho letta io. Scusa, eh. Non è il mio caso, non è il mio caso. Ah, ecco, va bene, così lo so, grazie. Perché sì, probabilmente potrebbe essere un bug, perché ad esempio io adesso sono appena entrato qui, non vedevate, sono appena entrato qui per vedere la mail. Sì. Allora, così, e la segno come non letta, ok? Quindi questa qui l'ho messa come non letta al momento. Sono entrato e la mail poi me la segna come letta, effettivamente, no? Sì. Quello che a lei, il problema è proprio che resta in grassetto che gliela conta. Sinceramente non so come risolvere la cosa, nel senso che dovrebbe essere proprio un bug di sistema, perché una volta letta un'email dovrebbe essere proprio letta, quindi non dovrebbe comparire, a meno che lei non tenga premuto così e poi prema qua sopra, quindi segna come non letto, però in quel caso lì servirebbe proprio la sua, come dire, attenzione, proprio consapevolezza nel fare questa cosa qui, che penso non è quello che fa lei, nel senso lei legge, poi se ne va fuori ed è tranquilla. Ah, però a me la bustina in alto, quella che ho appena cliccato, mi rimane sempre chiusa, ecco il problema allora. Ah, può essere allora un altro il problema, ovvero quando noi entriamo in una mail, se è in formato conversazione come questa, ovvero prima lei, poi io, poi lei, sì. Se per caso una mail è stata segnata come da leggere, poi tutto il resto viene segnato come da leggere, di conseguenza... Adesso faccio un esempio, questo qui segna da leggere, vede, me l'ha segnata da leggere. Sì. Non vorrei che magari lei abbia premuto per sbaglio la bustina, che quindi gliela fa vedere come da leggere ancora. Però se lei, ad esempio, adesso entra su una mail, sì, va avanti e indietro, fa finta di leggere un attimo le mail, poi va fuori, sì, okay, dovrebbe vederla così. Se non la vede così, allora è sicuramente un bug dell'applicazione. È un problema dell'applicazione. Sì, l'ho fatto e rimane sempre chiusa la busta. Per quello okay, allora probabilmente un problema. Quello che le suggerisco di fare è aggiornare tutto, poi spegnere e riaccendere il telefono e vedere se così funziona. Ma io credo, la mia impostazione di Gmail è molto vecchia, perché è partita da un tablet che avevo anni e anni fa, e la cosa succedeva già da lì, e io non riuscivo a spiegarmi che cos'è, forse proprio l'impostazione iniziale di questa, la mia prima
iscrizione a Gmail quando ho attivato l'account, insomma. Potrebbe essere. Può essere anche il fatto che ci sia una sincronizzazione, diciamo così, non molto corretta tra Gmail qua, quindi effettivamente Gmail e l'applicazione di Gmail. Può essere anche questo, effettivamente. Allora, vediamo come risolvere il problema. Che adesso non mi ricordo più come si chiama sta roba qua. Beh, se sto prendendo troppo tempo possiamo parlarne anche un'altra volta. Non c'è problema. Per una volta che... Vabbè. Ma nessun problema. È una sfida e a me le sfide piacciono un botto. Ne parliamo la prossima volta, Luca, non c'è problema. Grazie. Però è qui il problema, mi ricordo che erano queste schede qua ad essere... Comunque sì, adesso me lo segno e... Grazie. Più bene, perché in realtà è una stupidata, basta metterla a posto. Certo, grazie tanto.